Daisy, so che te la stai passando molto bene lì in America, quindi è arrivato il momento di farla finita. Ti sfido a mangiare in tutti i fast food americani. Se vincerai ti darò 500 euro. Ah, non andarci troppo presto all'ospedale. Sono a New York e per le prossime 24 ore mangerò solo da fast food americani. Ok, ascoltatemi bene, perché qui in America i fast food non sono solo McDonald's e Burger King, ma ce ne sono diversi che sono super incredibili e dovete vedere. La prima cosa che è super diversa rispetto al McDonald's o Burger King o comunque i fast food italiani è che qui in America i fast food sono un po' più schifosi. Vi chiederete in che senso? Beh, dovete capire che gli hamburger sono veramente, veramente tutti sudici d'olio. E capite che per chi ha uno stomaco debole come il mio, questa non è una cosa super, super buona. È il momento della colazione! Oh no, dimenticavo quanto la colazione americana facesse schifo. Comunque sia, per la colazione McDonald's! Sì, 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 ma aspettate un attimo, perché ora ne vedrete delle belle. Il menù del McDonald's americano è molto molto più assurdo di quello italiano. Guardate, ci sono McMuffin fatti però tutti d'uovo e praticamente hamburger e altre cose. Dopodiché guardate qua, pancake di tutti i tipi assurdi e una sfilza di panini da colazione, guarda, pure burrito, oh mio Dio. Ed eccolo qui, uovo, pancake, è questo che non so cosa sia. Inoltre mi hanno dato una cosa particolare, ma questa l'assaggeremo dopo. Direi che è arrivato il momento di provare tutto questo schifo. Cioè raga, a me non piace, cioè, forse per alcuni è buono, ma sono le 9 del mattino e devo mangiare uovo, vabbè. Devo dire che è buono, forse non ci sta con la mattina, dato che sono abituato a prendere latte e biscotti, ma... È il turno dei pancake. Ok, pane aromatizzato normalissimo. Poi praticamente c'è uovo e sotto sto hamburger, ma non è un hamburger normale. Boh, sembra tipo hamburger di pancetta. Comunque raga, dopo sta roba scappo in bagno perché già mi sta salendo, oh mio Dio, non sono abituato a mangiare queste cose. Siamo alla colazione e io già sto per abbandonare questa challenge, non scherzo raga, però resisterò. Ora è il momento di provare sta cosa che non ho capito bene cosa sia, ma penso sia qualcosa di patata, boh. No raga, c'è il riso dentro, non mi piace. Inoltre, al proposito di fast food, ogni 3x2 ci sono sti cosi che vendono hot dog e qualsiasi cibo, tipo kebab. Insomma, cose di questo tipo. Altro fast food, se Five Guys. Questo però dovrebbe esserci anche in Italia. E un altro ancora, Chicken Fillet. Dovrebbe essere praticamente un fast food di solo pollo, ma con molta più qualità rispetto a quello del KFC. Ok ragazzi, sono passati circa 10 minuti e devo essere sincero, mi è già cominciato a salire un po' di nausea. Ho tipo della bocca che ha gusto di uovo acido, non so come spiegarvi. Poi attenzione, è il mio corpo, quindi praticamente io non mangio mai queste cose un po' americane. Magari ad altri non fa questo effetto. Ma vabbè, rilassiamoci con Times Square. Più bello a New York, secondo me, rimane questo Hard Rock, che apparentemente può sembrare un normalissimo negozio di vestiti, ma qui c'è un bar segreto. Oh mio Dio, guardate quanto cavolo è grande, è enorme. Per non parlare della mega chitarra sul soffitto. Ma cosa sta succedendo? Hanno fatto irruzione nella finestra principale, cioè assurdo. Ok, stanno succedendo troppe cose in troppo poco tempo. Sono le 13:20 ed è il momento del pranzo. Sono pieno e sto scoppiando, ma non mollo. Il prossimo fast food che andremo a provare è Subway. Ragazzi, oh oh! Subway non è un fast food di hamburger, ma è un fast food di sandwich.
Fanno tipo tutti sti panini strani che vedete qua, vedete? Oh oh oh. Anche se il mio stomaco mi sta dicendo basta, ti prego, ma ce la devo fare, raga. Ed eccoci qua all'interno. La particolarità di Subway è che praticamente puoi personalizzare il tuo panino. Avete capito bene? Potete decidere voi quello che inserire all'interno del panino. Abbiamo le patatine, ma queste non le mangio perché le porto a Giada. Ok, il mio stomaco ne sta risentendo e molto. Diciamo che non sono messo super bene e non credo ora come ora di farcela questa sera. Ma adesso vado in hotel, mi riposo un po', perché basta, cioè non ce la faccio più. Vado in bagno e poi vediamo. Ok raga, mi sento veramente male. Io vi consiglio vivamente di non mangiare più di una volta in un giorno fast food, McDonald's, insomma quel che è, perché veramente è la cosa più orribile. Mi fa male forte la pancia. Mannaggia a me, mannaggia a Joe. E buonasera da New York di notte. Wow, che spettacolo ragazzi. È veramente assurda questa città di sera. Ma a parte questo, sono stato male tutto il pomeriggio per quello che ho mangiato. A partire alle 8 del mattino, che ore erano? Uova e poi procedere con sandwich e queste cose qua. Ma dato che manca solamente la cena, non mollerò affatto. Per la cena andrò in uno dei fast food più famosi in America, Wendy's. Ok, e con Wendy's, fidatevi, toccheremo assolutamente il limite. Ed eccoci qua, entrati subito. La prima cosa che dovete vedere sono le mille Coca-Cola diverse che esistono. Guardate qua quante ce n'è di vario tipo. C'è al lime, al limone, al lampone, alla vaniglia, all'aranciata, alla vaniglia, alla ciliegia, alla vaniglia normale, alla ciliegia. Wow, che figata. Ora però è il momento di ordinare. Guardate qua, andiamo su Combos. Quanti panini ci sono. Wow raga, cioè sono di mille. Anche questo mega panino, quanti strati di carne ha, ah, wow. Intanto mi hanno dato il bicchiere e siccome sono pazzo andiamo a prendere la Coca-Cola Lime. Oh mio Dio, ma è verde. Thank you. Ed eccoci qua, siamo pronti a mangiare questo delizioso hamburger che non voglio perché sto vomitando, delle patatine che vomiterò sicuramente e la nostra Coca-Cola Lime e poi wow che spettacolo a Times Square. La prima cosa che voglio assaggiare è la Coca-Cola Lime. Oddio, sembra di assaggiare succo di lime. Però è buona. No raga, è fantastica, cioè è tipo Coca-Cola al limone però con il lime, cioè avete capito? Questo è il panino. Non lo so se è buono, ma lo dovrò mangiare per forza. Ok, senza perdere altro tempo, andiamo ad assaggiare, raga, non ce la faccio più, ve lo giuro. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Vi starete domandando, com'è finita Crazy?
Si è scaricato il cellulare e non ho potuto più riprendere, ma comunque ho finito hamburger e patatine. Ho portato questo come prova. Non mangiate nei fast food per 24 ore. Ho avuto un attacco, devo andare in bagno per la millesima volta. Arrivo.